andiamo all'Arenella a Napoli, entriamo nella farmacia De Tommasis e abbiamo in collegamento la dottoressa Matilde De Tommasis. Buongiorno dottoressa, benvenuta a Colazione Farmacia. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Buongiorno, dunque l'argomento di oggi sicuramente interesserà tutti i nostri ascoltatori perché siamo sì al 18 gennaio, quindi è passato un po' di tempo dalle feste natalizie, però un po' di pesantezza continua ad esserci, quindi noi ci chiediamo e le chiediamo come depurarsi dopo gli stravizi natalizi e appunto in questo senso come puoi aiutarci magari la fitoterapia per depurare il nostro organismo? Allora, sicuramente dopo Natale siamo tutti un po' coccodrilli, no? Nel senso che abbiamo fatto stravizi, ci sentiamo pesanti e vorremmo smaltire subito i chili di troppo. Diciamo che in generale, comunque prima di ogni dieta, anche diciamo non soltanto dopo Natale, è bene comunque far trovare l'organismo pronto, depurato e pulito. E in questo campo la fitoterapia ci viene incontro con una quantità di piante. Possiamo elencare diciamo, quelle più interessanti, quelle più importanti. Secondo me una delle piante più belle in assoluto che attua appunto questo meccanismo di depurazione è l'aloe. Consideriamo che l'aloe è una pianta che è nata in una regione molto molto complicata, Africa, quale Sud America, e riesce proprio per il suo meccanismo potente di resilienza ad essere una pianta che ci viene incontro sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto nella depurazione. Considerate per esempio che lo stesso Cristoforo Colombo disse che quattro erano i vegetali che erano utili all'uomo come il frumento, la vite, l'olivo e l'aloe, e appunto dai tempi più antichi si conoscono le capacità dell'aloe e io per esempio sono del parere che l'aloe perlomeno un paio di volte l'anno deve essere usata proprio come la pianta che ci depura. Ecco, prego, prego. No, dico, oltre l'aloe poi ce ne sono tantissime di piante che possono essere utili in un discorso di depurazione e di drenaggio. Stiamo attenti comunque che non vuol dire che le piante, quindi essendo naturali, possono essere prese così con molta facilità. Bisogna conoscerle, bisogna sapere quali sono appunto anche le controindicazioni e gli effetti diciamo desiderati delle piante, perché non dimentichiamo che tutti i farmaci derivano dalle piante, quindi come esistono gli effetti collaterali che provocano i farmaci, anche le piante possono provocare effetti collaterali, ma questo diciamo che sta a noi farmacisti sapere consigliare e diciamo quando abbiamo davanti a noi la persona sapere quale pianta può essere più indicata. Chiaro, e l'aloe per esempio capita ma anche che molti di noi ce l'abbiano proprio a casa, per chi non lo sapesse è anche molto interessante. Attenzione, perché anche l'aloe, che comunque è una pianta, ripeto, che da sola no? Riesce a crescere in queste zone così complicate come appunto il Sud America, che sono zone arse, però comunque il fai da te comunque non sempre è una cosa positiva, perché comunque l'aloe è una pianta che assorbe qualsiasi cosa, quindi anche se noi la mettiamo sul nostro terrazzino comunque assorbe smog, quindi dobbiamo anche saper scegliere l'aloe giusta, quella comunque coltivata in un certo modo, non pasteurizzata, per cui diciamo come al solito il fagiatè non è proprio diciamo una cosa positiva. Certo, magari penso a chi vive in una grande città, sicuramente un po' più inquinata rispetto alle campagne, in quel caso certo bisogna scegliere l'aloe giusta. E in che modo agiscono materialmente queste piante? E come diceva lei, ovviamente bisogna sapere come somministrarle, per quanto tempo, le modalità ovviamente di somministrazione e allora, di utilizzo. Allora, per esempio, un'altra pianta bellissima che viene usata come depurativo
È la bardana, che in latino è si chiama Actium Lapta. Sì. La bardana è un depurativo eccezionale e noi infatti sappiamo che le nostre sostanze che vengono eliminate attraverso negli organi emultori, no? Sì. Esistono poi alcune sostanze che sono quelle lipofile, che sono appunto quelle grasse, che vengono invece trattenute dal tessuto adiposo. Esistono poi invece delle altre sostanze che vengono eliminate attraverso l'azione epatica. La bardana funziona proprio come personal trainer del fegato, per fare in modo che il fegato riesca a elaborare e a eliminare queste altre sostanze che attraverso gli altri motori non possono essere eliminate, il corpo non riesce ad eliminarle. Certo, e esattamente come si possono somministrare? Io penso, no, molte volte la mia ragazza va in farmacia o va in erboristeria e prende le tisane depurative. Ecco, queste piante possono anche essere magari utilizzate tramite tisane, oppure quali sono le modalità allora, più comuni? Allora, possono essere utilizzate tramite tisane, sì, oppure possono essere utilizzate per esempio tramite tinture madri. Sì. La tintura madre non è altro che la macerazione della pianta in 3 settimane posta in alcol per esempio attraverso le tinture madre, quindi liquide, sì, possono essere prese 30 gocce 3 volte al giorno, oppure possono essere usate le gocce all'interno per esempio di una bottiglia di 1,5 litri di acqua e usate durante tutta la giornata. Ah, ecco, quindi oppure anche le possiamo trovare, sì, in sotto forma di opercoli, di capsule. L'importante è vedere l'estratto secco titolato in principi attivi della sostanza, cioè nel senso che non è che noi prendiamo la bardana e è la bardana che ci aiuta, ma sono i principi attivi contenuti nella bardana che appunto aiutano, che esplicano il loro meccanismo d'azione, come per esempio nel cardo mariano è la filimarina contenuta nel cardo mariano che aiuta nell'attività epatoprotettrice. Ecco, quindi anche magari inserirle nell'acqua e portare l'acqua, una bottiglia d'acqua al lavoro può aiutare, può essere un metodo abbastanza semplice. Esattamente, certo, comunque insomma bisogna avere la postazione vicino al bagno, perché comunque insomma, è logico che più bevendo acqua più logicamente si elimina l'acqua elimina l'acqua, no? Eh sì, chiaramente sì. Si eliminano poi appunto tutte le sostanze tossiche che noi accumuliamo, soprattutto che abbiamo accumulato in periodi tipo Natale, tipo Pasqua, dove comunque sono stati fatti stravizi. Eh sì, durante i quali non ci siamo sicuramente tenuti. E diceva giustamente lei, molto importante anche il ruolo del farmacista, magari le farmacie specializzate in fitoterapia. Assolutamente. Anche per riuscire a consigliare esattamente la pianta e noi farmacisti, sì? Noi farmacisti, a parte un discorso di consigliare la pianta, sì, perché comunque, ripeto, nel caso della depurazione e del drenaggio, le piante sono molteplici e comunque se per esempio per drenare una persona va bene la tirasella, probabilmente su un'altra persona la tirasella non basta. Sì. E è importante comunque anche conoscere le piante che abbiamo in farmacia, da dove vengono, quali sono le aziende che le distribuiscono, perché è importante, spesso noi farmacisti per esempio andiamo direttamente sui siti produttivi per capire appunto le aziende come lavorano, perché questo è importantissimo. Eh sì, chiaramente, infatti è un tema già che ci era stato raccontato e chiaramente quando si va a consigliare un prodotto a un utente della farmacia bisogna essere sicuri della sua provenienza, della sua lavorazione. Ma quindi lei dice per esempio la bardana per esempio non potrebbe essere adatta per tutti? Bisogna capire le esigenze particolari di... Certo, bisogna capire le esigenze, bisogna capire anche se ci sono patologie in atto, bisogna fare un po' di domande al cliente che chiede il consiglio per capire alla fine poi qual è effettivamente la pianta più indicata.
Sì, a me è rimasto... Ecco, un'altra cosa per esempio importante sì. della Bardana, la Bardana essendo appunto un bel depurativo è indicata anche su persone che per esempio soffrono di acne perché sulla pelle diventa un depurativo eccezionale. Ah, bene. E a me è rimasto la curiosità dell'aloe. L'aloe esattamente come viene utilizzata come depurativo? Attraverso tinture madri, attraverso anche... Allora, non lo so. Attraverso il succo. Sì. Attraverso il succo di aloe. Praticamente noi se tagliamo una foglia di aloe vediamo che appunto c'è questo gel sì. Che è all'interno di questa pianta carnosa che non viene pastorizzato, viene lavorato e viene trasformato in succo. Tanto è vero che se noi vediamo un succo di aloe, ne vediamo tante lamelle gelatificate che sono all'interno di questo succo, che è appunto la polpa dell'aloe, sì. Che contiene, se io adesso elenco tutto ciò che contiene l'aloe, ci vorrà un'altra mezz'ora. Non finiamo più. Abbiamo il tempo, perché veramente c'è di tutto, ma poi fondamentalmente, ripeto, l'aloe è il prototipo, cioè proprio è l'esempio della resilienza. Sì. Riesce, per esempio, se noi tagliamo una foglia di aloe, sì. l'aloe si rimargina. Addirittura. Tanto è vero che, per esempio, sulle ferite l'aloe è eccezionale. Sì. E è infatti... come se fosse una panacea l'aloe. E io dico appunto che perlomeno un paio di volte l'anno bisogna fare una depurazione con l'aloe, prendendo due bicchierini di aloe e poi il resto lo si mantiene in frigorifero. È molto amara, non è proprio saporita, sì. però è talmente buona, fa talmente bene che ci si tappa il naso e si prendono questi due bicchierini di aloe. Sì, quindi si possono trovare anche in farmacia questi succhi, questi estratti di aloe? Assolutamente, assolutamente. Anche qui sì. è opera del farmacista scegliere l'azienda che lavora meglio l'aloe, che appunto la cura in un certo modo, la imbottiglia in un certo modo, perché è importante che mantenga sempre tutte le sue qualità organolettiche. Ecco, infatti io ricordo perché l'aloe lo avevamo in casa, ogni tanto la mia ragazza lo utilizzava appunto sulle ferite, ricordo proprio il taglio di queste foglie, che poi non bisogna utilizzare tutto il gel ovviamente contenuto in una foglia, le foglie poi si possono anche conservare in frigorifero direttamente nel caso in cui... Sì, assolutamente, infatti. Ma poi diciamo, è un po' come, faccio un po' questo esempio, un po' come il maiale l'aloe. Ah, ecco, non si butta niente. Non si butta niente, ma poi può essere usato in cosmetica, appunto può essere usato come depurativo, può essere usato come lassativo, può essere usato per ripristinare tutta una serie di equilibri che possono essere sfasati in certi momenti della vita. È una panacea. Ecco, quindi sicuramente è un consiglio molto utile per i nostri ascoltatori, però ricordiamo, non affidiamoci troppo al fai da te, perché bisogna conoscere il giusto... Assolutamente, può sembrare diciamo un pro noi quello che sto dicendo, no, nel certo. senso che oggi per esempio molti usano prodotti trovati su internet e molto spesso ci chiedono, guardi ho visto questo, che ne dice? Io sinceramente quando mi fanno queste domande dico guardi non so, non lo conosco, potrebbe essere buono o non potrebbe essere buono, però fondamentalmente io credo che sia giusto sempre affidarsi a chi conosce, a chi ha visto i siti produttivi e chi fondamentalmente ha fiducia nell'azienda che vende. No? Semplicemente a chi ha esperienza. Quando dobbiamo affidarci a qualcuno in qualsiasi materia dobbiamo affidarci a chi ha esperienza. In questo caso i farmacisti sicuramente possono dare una grossa mano anche nella fase di depurazione dopo gli stravizi natalizi. Dottoressa De Tommasi, sì, io la ringrazio molto per questa sua lezione, possiamo dire, sulle proprietà di alcune piante proprio per aiutarci nella depurazione. Le auguro una buona giornata e a risentirci presto. Grazie molto, grazie, arrivederci. Grazie.